Ciao ragazzi, ben ritrovati. Torniamo a parlare di costruzione dei nostri pre-bonsai, di come sistemare i problemi. Sto ricevendo un po' di domande, un po' di problemi su alcune piantine. E tracciamo una linea guida definitiva per far sì di avere un risultato e una strada che va in automatico, semplice, che si fa fare il salto di qualità anno dopo anno, che è fondamentale. Regola 1. Ovviamente per i più impauriti, gente che pensa di fare chissà cosa, che poi sbagliano sempre: comprate piante sane, ok? Ovvio che se comprate piante che già hanno dei problemi, vi ci vorrà un anno barra un anno e mezzo per riportarle poi a regime, no? Quindi il primo anno lo dedicate al sistemare le cazzate che ha fatto l'altra persona prima di voi, quindi substrato che fa cagare, concimazione quasi inesistente, coltivazioni in casa, no? Robe strane che vanno contro natura addirittura. Quindi se comprate una pianta che ha dei problemi, primo anno non è un anno utile per la costruzione, ma semplicemente un anno per riprendere il problema e per sistemare e poi ripartire l'anno dopo, ok? Quindi se avete una pianta, l'avete comprata 5 euro, pianta di merda, comprate al centro commerciale, pianta nel vivaio specialistico, no? Cioè quelle del covino di importazione da 2 euro, no? Quelle sono piante che devono essere sistemate, perché ovviamente magari vi vegetano un po', poi a un certo punto noterete che, essendo un bastoncino così, non potrà farvi il mondo, no? Quindi regola 2, comprate piante di spessore, piante che hanno già un po' di base, un po' di tronco, perché anche in questa cosa qui, ragazzi, se avete un bastoncino così, non potrà esplodere di vigore, fare l'universo infinito, perché ha delle potenzialità limitate alla stazza, no? Quindi se è 2 centimetri, se l'anno dopo è 5 centimetri, avete fatto già il 200% e avete già fatto tutto quello che può la pianta, no? Ovviamente, perché se è così e l'anno dopo diventa così, avete già fatto tantissimo, ok? Quindi comprate delle bombe, ok? Dei bonsai veri, praticamente, quelli che ho io. Quindi zero chiacchiere e giù. Per quanto riguarda i pini, un sacco di dubbi, gente che non annaffia, no? Perché fa gli aghi gialli, allora troppa acqua. Attenzione, come sapete anche i pini hanno bisogno di bere, molto spesso vi fanno gli aghi gialli proprio perché non avete dato l'acqua. Quindi se il primo giorno non date l'acqua e agli aghi gialli, secondo giorno non annaffio perché agli aghi gialli, terzo giorno non annaffio, ancora agli aghi gialli, quarto, quinto, sesto giorno bon sec, ok? Vi faccio vedere un video dei miei pini. Come vedete, ragazzi, stanno bene. Aghi super verdi, zero problemi. Sto annaffiando tutti i giorni, tutti, 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 tutti. E quando annaffio bagno all'infinito, bagno di continuo, finché non è zuppo d'acqua. E quindi questo è il risultato. Come vedete, aghi verdi, pianta sta bene, pianta caccia da dietro, caccia anche a legno. Quindi per chi vi dice annaffia poco perché è un pino, ragazzi, avete a che fare con della gente che non ha capito un cazzo, punto e basta, ok? Perché come tutte le piante hanno bisogno di acqua tutti i giorni, soprattutto in estate, ok? Perché se no seccano. È una cosa fondamentale, per chi vi dice, ah ma no, ma il pino nel suo habitat naturale però vive nella siccità. Ma dai ragazzi, non saranno mica le condizioni per tirare su una pianta che sta bene alla siccità, cioè si adatta, resiste, sopravvive, non riuscirà mai a farvi quello che deve fare, ok? Quindi una pianta che sta lì, che sta cercando di trovare un compromesso in natura, ok? Nessuna pianta in natura sta veramente bene, nessuno va lì a concimare, ad annaffiare queste povere piante, quindi hanno dei problemi. Quindi in vaso, ragazzi, se fate quello che dico io, ok? Che dico io, noterete che la pianta sta molto meglio che in natura, ok? Terzo, quarto, non lo so, a Kadama, cioè se allora è vera questa teoria che in natura le piante stanno bene perché in la Kadama non c'è natura, ok? È un'invenzione, quindi anche lì perché la dovete usare? Non serve a niente, asciuga troppo in fretta, dà solo problemi, si impacca, ok? Volete vedere una bomba? Guardate, da lontano ve la faccio vedere, eh? Sistemata un pochettino, piccola potatura, mi piacerebbe avere una pianta del genere, voi che criticate? Mi piacerebbe, eh? Guardate che roba, mi avvicino sempre di più, così potete rosicare ancora di più. Guardate che roba, che ne dite, eh? Continuate con i vostri ciclamini, a raccontare storie, a focalizzarvi su mille teorie, no?
sugli acidi umici, su quello che volete. Questo è bonsai fatto con le palle. Ok ragazzi, qui tranquilli. Un'altra cosa, ragazzi, se vedete che ci sono degli insetti sulla pianta, afidi, cociniglia, non andate su Google a studiarvi il nome scientifico dell'insetto, le specie, quanti gruppi ce ne sono, che tipo di afide c'è. Ammazzatelo e basta, cioè non capisco che cazzo è sta mania di andare a cercare tutti questi dettagli che non servono un cazzo. Cioè fate le cose che vanno fatte, ok? A ripetizione noterete che a un certo punto, a forza di ripetere le cose fatte bene, la pianta a un certo punto diventa un mostro atomico, automatico, punto e basta. Perché le mie piante si riempiono così in automatico? Perché io sono 3-4 anni che faccio le cose che devo fare, ok? Quindi la ripetizione è importante, soprattutto se è ripetizione di cose che bisogna fare e fatte bene, ok? 3-4 cose, il resto, i libricini, lasciateli lì. Ciao a tutti.